Inaugurato questa mattina il primo lotto del nuovo arredo urbano di Via Verdi. Di fronte all'ingresso del Palazzo del Consiglio Comunale è stata realizzata un'area di sosta per biciclette, dotata di un'apposita rastrelliera che consentirà a quanti quotidianamente utilizzano le due ruote di risolvere i problemi legati al parcheggio. Promotore della richiesta il vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frizza, che ha proposto alla società Metro Napoli la variante all'arredo urbano, la cui realizzazione è stata possibile grazie anche alla sensibilità dell'assessore alla mobilità Anna Donati. L'intervento di riqualificazione di questo tratto di strada, frequentato ogni giorno da numerosi lavoratori e cittadini che raggiungono le sedi istituzionali, sarà completato entro giovedì prossimo con l'installazione di cestini gettacarte, essenze arboree, fioriere e panchine. Vicepresidente Frezza ha precisato che questo è solo il primo intervento di sostegno all'ecosostenibilità e che altri ne seguiranno per restituire alla cittadinanza questo tratto di strada riqualificato e migliorato. Tra i primi utilizzatori del nuovo parcheggio e biciclette, i consiglieri comunali Carmine Sgambati e Teresa Caiazzo, che insieme al consigliere Gennaro Esposito utilizzano abitualmente il mezzo a due ruote. I cittadini che ogni giorno raggiungono la City in bici hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa.